Fine primo tempo tra Boca Juniors e Napoli 1926, risultando come di svantaggio di una lite. Siete senza portiere, però state resistendo. Sì, l'assenza del portiere si fa sentire. Stiamo cercando di fare quello che possiamo, però è difficile. Secondo te, per riaddrizzare questa partita, cosa manca alla squadra? La difesa, bisogna partire dalla difesa e poi si può costruire una buona azione. Va benissimo, in bocca al lupo. Primo tempo che venite in vantaggio di una rete, potevate segnare qualche gol in più. Sì, è vero, però a volte le partite si mettono in un certo senso e sono un po' faticate a chiuderle. Sì, state costruendo molto in attacco, però state sprecando tantissimo. Sì, vabbè, ce la faremo. Azione per azione. Cosa potete migliorare nel secondo tempo? Tutto, specialmente il carattere della squadra, e poi i gol vengono da sé. Va benissimo, in bocca al lupo. Appena terminato l'incontro tra Napoli 1926 e Boca Juniors, risultato finale 7-2 per Napoli 1926. Siamo qui con i migliori in campo, Di Costanzo e Rusciano. Rusciano, partiamo da te, per voi ottimi 40 minuti, poi gli ultimi 10 minuti sono scomparsi. Vabbè, abbiamo giocato una partita, diciamo, non abbiamo giocato molto bene, perché comunque ci mancava il portiere, però comunque il merito va tutto agli avversari, non è stata una partita per demerito nostro, ma per merito degli avversari. Comunque spero che la prossima volta ci riusciremo a rifare. Sì, nonostante l'assenza del portiere, come hai detto tu, siete stati sul 3-2 fino quasi alla fine, poi si è regolato. Secondo te cosa manca alla squadra a parte il portiere? No, innanzitutto dobbiamo riuscire a far girare la palla, già l'ho detto la scorsa volta, però comunque penso che alla fine come squadra ci siamo, dobbiamo soltanto iniziare a, diciamo, organizzarci un po' meglio. In questo torneo dove volete arrivare? Spero che riusciremo a vincerlo, ma la vedo molto difficile perché comunque... Domanda dallo studio, buonasera, sono Max. Ho visto molte giocate individuali, poco gioco di squadra. Forse non è meglio un po' più far partecipare anche i compagni di squadra e cercare anche di far capire a loro che un taglio sul secondo palo, un cross fatto bene, non possono dipendere solo da te, diciamo, questo no, è il sicuramente, problema. Sicuramente, infatti questa è una cosa che si deve dire, però... Vabbè, piano piano potete collaudare questi meccanismi di gioco che entrano pure giocando sempre insieme. Complimenti, vuoi salutare e ringraziare qualcuno che ti sta guardando in questo momento? Saluto alla squadra. Col naso come stai? Quello che vedi. Vabbè, complimenti, fatta fa bella doccia, c'è molta umidità. Adesso andiamo con il protagonista dell'incontro. Sì, Di Costanzo, per te 3 gol e il terzo spettacolare. Sì, ringrazio sempre la mia squadra che mi mette ogni partita sempre in condizioni di giocare bene e di segnare. Stiamo costruendo partita dopo partita le nostre azioni, speriamo di andare più lontano possibile. Questa partita è stata un po' strana per voi, attaccavate minuto dopo minuto, però la palla non entrava. Sì, abbiamo costruito molto e abbiamo mancato molti gol sotto porta, cosa che non deve succedere, che a volte le partite si possono mettere in un certo senso, però alla fine ce la siamo riusciti a segnare, a fare. Alla fine di questo torneo dove volete arrivare? Dal detto, sperando di arrivare il più lontano possibile, però dobbiamo prima cercare di giocare bene prima tra di noi. Magari anche un po' di meno nervosismo in campo può aiutare. Ma quello è un fatto di carattere della squadra, abbiamo messo troppe teste calde insieme, allora non va bene. Però abbiamo un capitano che ci mette in condizione di stare sempre ai nostri posti. Vabbè, vuoi fare la dedica a qualcuno per il tuo migliore in campo? Sì, dedico questa partita a mia moglie e a mia figlia Alessia. Va benissimo, in bocca al lupo a questo video. Da Volenza è tutto, ciao ragazzi.